Buonasera a tutti. Questa sera io e Silvano faremo un intervento di chiusura della nostra campagna elettorale, cominciando, e non avrei voluto sicuramente, a stigmatizzare il brutto segnale che ieri sera si è voluto dare a tutta la cittadinanza. Un segnale di inciviltà che non fa onore a nessuno, che è scatenato soltanto dal tentativo di far rispettare quelle regole scritte per gli spazi elettorali concessi per la propaganda politica da questo palco, che volente o nolente esistono e devono essere rispettati. Ognuno ha il dovere di rispettarle per correttezza verso l'altro schieramento, senza ritenerlo un atto ostile. Stasera noi rispetteremo i nostri spazi, come giusto che sia. Ieri sera purtroppo si è arrivati ad un'aggressione verbale così violenta da rasentare la contemporanea aggressione fisica da parte, fortunatamente, solo di qualche personaggio che evidentemente trova in questo tipo di atteggiamento violento verso l'avversario politico una realizzazione personale, non essendo stato in grado, evidentemente, nel recente passato, di realizzarne una costruttiva propria, manifestando la sua incapacità organizzativa che è stata sotto gli occhi di tutto per un decennio. I responsabili dei tafferrugli di ieri sera dovrebbero mettersi una mano sulla coscienza per lo spettacolo poco edificante messo in atto, specialmente nei confronti dei nostri ragazzi, ai quali non abbiamo dato un esempio dall'altezza di persone mature e adulte, ai quali dovremmo dimostrare che Botrugno è fatto di persone che, pur con diverse vedute, vogliono andare avanti sulla strada del bene comune. Purtroppo però abbiamo rivissuto scene che ci hanno riportato indietro negli anni, di qualche decennio probabilmente, quando lo scontro politico era fatto di insulti e rasentava spesso la rissa. Oggi ci diciamo moderni, di usare tutti in maniera disinvolta computer, iPad e così via, e quindi persone che vanno al passo coi tempi. Poi all'improvviso scordiamo tutto questo e cadiamo in atteggiamenti che di civile non hanno assolutamente nulla. Guardate, cari concittadini e cari avversari, non si può pensare di fare politica con la rabbia in corpo, non si può pensare di fare politica istigando le persone, non si può pensare di fare politica dando sempre e comunque addosso all'avversario con livore. Perché poi questo livore che manifestiamo in queste occasioni lo portiamo a casa e lo trasmettiamo ai componenti delle nostre famiglie, ai nostri ragazzi, che non hanno ancora la maturità per metabolizzare questi sentimenti verso il prossimo. Ed è questa che ritengo la cosa più grave. Ed ecco che svilupperanno anche loro livore e sentimenti negativi forti verso l'avversario delle idee del genitore o del fratello, e costui sarà visto come il nemico della propria famiglia. Si innescono allora dei meccanismi perversi che minano il normale sviluppo del loro equilibrio di discernimento. E non sono casi isolati, credete, e basta un po' di attenzione in più per cogliere queste situazioni che sono sotto gli occhi di tutti. E allora, qual è la soluzione? Rendiamoci conto di quello che seminiamo
nell'estrinsecare pubblicamente il proprio dissenso, come giusto e democratico che sia, ma senza l'atteggiamento di rabbia e aggressività verso chi ha idee e programmi diversi dai propri, ma non è per questo un nemico che deve essere aggredito. Mi era stato assicurato in un incontro iniziale col candidato dell'altra lista che si sarebbe dato vita ad una campagna elettorale libera da certi estremismi, isolare quelle persone che cercano solo e soltanto lo scontro verbale o fisico. Ma col tempo ci si è accorti che non è così e non è stato così. Non è concepibile che esista una parte che creda di poter fare tutto quello che vuole senza seguire delle regole e usando poi l'invito all'applicazione delle stesse come momento di scontro anche violento. Quelle persone che oggi sono degli avversari politici sui quali dare addosso per scatenare un applauso in più o per imporre le proprie idee, domani, a elezioni finite, cari concittadini, torneranno ad essere i nostri concittadini. Ritorneranno ad essere il vicino di casa, il dirimpettaio, condivideranno un pranzo o una cena allo stesso tavolo, oppure persone alle quali andare a chiedere consiglio. Per cui creare fratture in uno scontro politico non credo che sia la strada giusta. Non si può perdere la testa in questa maniera in una comunità come la nostra. C'è chi sorride ancora, ma io credo che dovrebbe riflettere di più che sorridere. E non finirò mai di ripetere che nel momento in cui si diventa personaggi pubblici, e su questo bisogna riflettere, non stiamo giocando. Ci si impegna nella vita amministrativa e si carica di responsabilità civica. Sono questi, cari concittadini e concittadine, le occasioni in cui l'equilibrio interiore diventa una dote fondamentale che sicuramente coglierà chi ci ascolta, perché i cittadini sanno vedere e ci devono suffragare con la loro fiducia. La figura del sindaco è quella di colui che si fa fautore della pace sociale, che inizia già in campagna elettorale, evitando di creare condizioni di scontro e di fratture a volte insanabili. Solo per apparire più credibile, per esempio, e prosegue, se suffragato dal voto popolare, negli anni successivi da amministratore, responsabilmente. Quando sbandieriamo che vogliamo il bene di Botrugno, dobbiamo avere una strada maestra da seguire, senza scantonare per acquisire qualche consenso in più. Come anche, permettetemi, si continua a fare su questo palco invitando personaggi di altre realtà urbane. Che i nostri avversari ormai ci hanno tranquillamente fatto capire, si sono sforzati di farci capire, sono probabilmente delle realtà urbane migliori delle nostre. Questi personaggi che vengono da queste realtà urbane migliori delle nostre a dare addosso a persone che invece si spendono nella nostra realtà urbana, della quale, credetemi, quei signori che vengono qui a fare palco non se ne fregano un accidente, spesso raccontandoci quello che fa comodo alla causa per la quale si spendono e non la realtà vera. Avremo modo di vederlo. E ci vengono presentati come personaggi immacolati,
senza sapere poi che cosa pensano molti cittadini nella loro realtà di provenienza. Anzi, a volte vengono a raccontarci le loro mezze verità e le mezze bugie per apparire casomai più credibili. Era doveroso, e non avrei nella maniera più assoluta fatto queste considerazioni se non si fossero verificati i fatti che sono accaduti. Il mio pensiero era un altro questa sera, quello di chiudere questa sera, dopo l'intervento di Silvano, la nostra campagna elettorale per la lista numero 2 Uniti per Botrugno, chiudendola nello stile che ci siamo prefisso fin dalle prime battute della campagna stessa, incentrato sul rispetto degli avversari e delle loro idee. Ma affermando fermamente la forza delle nostre idee, che riteniamo siano la risposta giusta, sempre migliorabile, a quelle che sono le aspettative dei nostri concittadini. E ribadiamo sempre fermamente le nostre convinzioni, senza apostrofare gratuitamente nessuno e o fare velate insinuazioni che non servono sicuramente a screditare gli avversari, in questo caso noi, ma a screditare quelle stesse persone che da questo palco vogliono dare gratuitamente lezioni di comportamento e di moralità, scordando il proprio vissuto e i rapporti interpersonali, che per il mio pensiero nessuna ragione politica può oltraggiare. E posso tranquillamente affermare, scusandomi anche, che forse sentimenti così nobili, che permettetemelo concittadini, mi pregio immodestamente di avere, non sono più bagaglio fortunatamente solo di alcune persone. Nella lista, noi della lista Uniti per Botrugno intendiamo continuare il nostro percorso amministrativo nel solco già scavato da Silvano e da Mauro, come dice il motto stampato sui programmi che abbiamo distribuito, per andare sempre più avanti. Non sono parole scritte per fare effetto, ma per confermare la continuazione di una progettualità che ha già tanto realizzato e tanto intende realizzare. E a proposito di questo, voglio fare solo un'ultima considerazione. Proprio l'altra sera, per caso, nel mio zapping che a volte fa irritare qualcuno in casa e in TV, ho potuto assistere ad un servizio di esaltazione degli sforzi di vari comuni e città d'Italia sul restauro di alcune strutture storiche, facendole entrare nel circuito delle dimore storiche, come sarà per alcuni ambienti del nostro Palazzo Marchesale, su cui qualcuno, che definiamolo solo bonariamente buon tempone, si è sentito di ironizzare sul web. E a proposito, sto notando che sta prendendo piedi una evoluzione sociale davvero singolare, grazie alla quale molte persone dietro ad un computer si sentono spregiudicate e forti di giudizi. Queste persone si sentono spregiudicate e forti di giudizi buttati lì. Il confronto si fa davanti al computer con le altre persone, non dietro un computer. E paradossalmente, senza avere competenze tecniche architettoniche, per esempio, o epidemiologiche, per discernere su argomenti sulle quali persone anche qualificate nei propri ambiti si pronunciano in maniera molto più prudente e dopo sempre opportuno consapevole studio. La faciloneria di insultare sul web
è una maleducazione che non può essere tollerata da nessuno. Abbiamo gli opportuni spazi per confrontarci in pubblico, perché è facile nascondersi dietro un computer e buttare fango sulle persone che si danno da fare davvero per il bene della comunità. Vi ringrazio.